Ciao a tutti! Come va? Spero bene! I temerari sono ovunque, ed una rapida ricerca su Google vi dimostrerà quanto spesso le acrobazie ridicole possano portare alla morte. Tuttavia, ci sono alcune persone selezionate, o meglio, forse fortunate, che sono state in grado di portare a termine le loro pericolose acrobazie e vivere per vedere un altro giorno. Ma questo non significa che sia andato tutto secondo i piani, ed io voglio che voi rimaniate in vita il più a lungo possibile, altrimenti chi se li guarda i miei video? Quindi per favore non provate nessuna di queste stupidaggini a casa. Up. Se hai mai visto il film della Disney Pixar Up, allora ti sarai di sicuro chiesto quanti palloncini ci vogliano per far volare una persona nella realtà. Così, un uomo di 26 anni di nome Daniel Boria decise di scoprirlo da solo. Acquistò ben 120 palloncini extra large pieni di elio, li legò ad una sedia da giardino e volò sopra i cieli di Calgary, in Canada. La sua intenzione era quella di pubblicizzare la sua attività commerciale, ma non ottenne il consenso né i permessi per questa cosa dalle autorità. Così Daniel prese la situazione nelle sue mani, spendendo oltre 18.000 euro per completare la sua idea. Sfortunatamente, i palloni arrivarono troppo in alto, gli aerei commerciali volavano sotto di lui e le temperature scesero ben al di sotto dello zero. Rendendosi conto che non aveva alcun controllo sui palloncini, dovette paracadutarsi e, a parte un piccolo infortunio alla caviglia, Daniel atterrò sano e salvo, venendo prontamente arrestato per aver messo in pericolo la sua vita e quella degli altri. Forse non è riuscito a far pubblicità alla sua compagnia, ma il fatto che sia effettivamente vivo è in sé già un miracolo. L'antiruggine. Di sicuro avrai visto qualche video su internet in cui viene utilizzata la Coca-Cola per rimuovere la ruggine da vecchi oggetti di ferro. Quindi, di norma, dovrebbe funzionare anche sulle auto, giusto? Così, nel 2016, un nonno in Lettonia decise di scavare un enorme buco e riempirlo con 6.000 bottiglie di Coca-Cola, in modo da immergerci la sua vecchia auto. Il nonno allora indossò un casco, ma sfortunatamente colpì l'acceleratore un po' troppo forte e l'auto si schiantò nella fossa. L'anziano non subì danni. L'auto però è andata praticamente distrutta e senza riuscire a rimuovere la ruggine. In tutto questo, il nonnino ha speso ben 8.000 euro per questa sciocchezza, sperando che gli portasse fama su internet. Nessun paracadute? Nessun problema! Nel 2015, uno stuntman finlandese decise di lanciarsi da una mongolfiera senza tuta protettiva, paracadute e nemmeno una maglietta. Anche se può sembrare un tentato suicidio, in realtà stava saltando con un gruppo di altri paracadutisti esperti che indossavano tutti il loro equipaggiamento protettivo. Riuscì quindi ad aggrapparsi ad uno degli altri paracadutisti durante la caduta libera e atterrare in salvo. Ovviamente l'intera esperienza venne filmata e ricaricata sul suo canale YouTube, che incluse in un portafoglio professionale di acrobazie nella speranza di ottenere lavori come stuntman nei film. Questo video ha ricevuto oltre 22 milioni di visualizzazioni, quindi speriamo che non abbia rischiato la sua vita per niente. Il tetto del mondo. Se pensavate che lanciarsi senza paracadute fosse pazzesco, allora questo vi lascerà a bocca aperta. Un paracadutista austriaco, Felix Baumgartner, è saltato da circa 40 km sopra la Terra per battere un record mondiale. Il precedente record era detenuto da Joe Kittinger Jr., che salì a 30 km nel 1960. Ovviamente Felix non ha finanziato questa prodezza da solo, ma è stata una campagna pubblicitaria molto costosa chiamata Red Bull Stratos Jump, cosponsorizzata da GoPro. Felix ha fatto la caduta con le telecamere GoPro incollate sulla sua tuta spaziale, così da catturare un'esperienza che la maggior parte delle persone non riuscirà mai a vivere. Durante un'intervista successiva, Felix ha spiegato che questa prodezza ha richiesto ben 5 anni di preparazione e che una sola mossa falsa avrebbe potuto ucciderlo entro 15 secondi. Per fortuna, tutto è andato secondo i piani. Una bolla di sapone.
Nel 2017, uno youtuber inglese chiamato Killem ha deciso di attraversare il canale della Manica per arrivare in Francia in una palla di plastica. Questa bolla gonfiabile consente alle persone di camminare letteralmente sull'acqua. Ma anche se è stata creata essenzialmente come giocattolo da usare in piscina o al massimo in riva al mare, Killem ha deciso di riempirlo con un serbatoio di ossigeno, alcune barrette di cereali, bottiglie d'acqua, una bussola e la sua carta di credito, così da aiutarsi quando sarebbe arrivato dall'altra parte. Dovette lottare contro una forte marea, forti sbalzi di temperature e carenza di ossigeno, soffrendo anche di mal di mare. Ma alla fine ci riuscì, arrivò dall'altra parte, solo che in realtà era finito in Olanda invece che in Francia. Non guardare in basso. Nel 2013, un funambolo di nome Nick Wallemba ha deciso di fare un atto di fede camminando attraverso il Grand Canyon durante uno speciale girato per Discovery Channel. Anche se Nick aveva molta esperienza nel camminare sul filo del rasoio, il vento e le condizioni atmosferiche hanno spostato il filo mentre era sospeso a più di 450 metri da terra. Senza una rete di sicurezza, un passo falso avrebbe fatto precipitare Nick nel Grand Canyon mentre sua moglie Rendira e i suoi figli guardavano in disparte. Per fortuna è andato tutto bene. L'incubo di ogni dentista. Dopo quest'ultima storia, ti starai chiedendo in che modo la moglie di Nick possa gestire il fatto di essere sposata con qualcuno che è disposto a camminare attraverso il Grand Canyon. Beh, lei è una donna disposta ad appendersi a 90 metri sopra le cascate del Niagara. Esatto, infatti sia Erendira che Nick provengono da famiglie di circensi da più generazioni, e nel 2017 ha eseguito il suo spettacolo sospesa ad un elicottero che sorvolava le cascate del Niagara. La sua esibizione includeva diverse acrobazie. Oltre a penzolare dai piedi, lo fa anche aggrappandosi con i denti. E il suo dentista le creò un paradenti speciale fatto apposta per l'occasione. Durante un'intervista, Erendira ha detto che si affida principalmente ai suoi forti muscoli della mascella per tenersi aggrappata. Jack it up. Non ti muovere! Ti sei mai addormentato su un'amaca in una calda giornata estiva? E che dire dell'addormentarsi su un'amaca sospesa a 200 metri d'altezza? Questa è una bravata fatta da due uomini rumeni nel 2015. Dopo essersi arrampicati su un gigantesco camino con delle impalcature in cima, hanno legato amache su entrambi i lati e hanno deciso di passare la notte lassù. Ovviamente una bravata del genere non avrebbe senso di esistere se non venisse registrata e ricaricata su YouTube. Secondo il disclaimer all'inizio del loro video, i due hanno scelto una calda notte estiva durante la luna piena. Chiaramente, questi due non hanno l'abitudine di girarsi e rigirarsi nel letto durante la notte. Testa in buca. Questa prossima storia non è un'audace acrobazia, ma è servita solo a mettere la propria vita in pericolo per il gusto di farlo. Nel 2017, uno youtuber di nome Jay Swingler, che collabora con un canale chiamato TGF Bro, ha deciso di cementarsi la testa in un forno a microonde. Il mix di cemento che usavano era molto più solido di quanto avessero previsto, ed i suoi amici passarono più di un'ora cercando di estrarre la testa di Jay dal microonde. Quando finalmente gli amici chiamarono i soccorsi, l'ambulanza e i vigili del fuoco passarono un'altra ora per liberarlo. Durante un colloquio, i soccorritori hanno evidenziato che il tempo trascorso per liberarlo gli stava togliendo la possibilità di salvare altre persone con veri problemi non autocausati. In un altro video, Jay ha ringraziato i suoi soccorritori per il loro aiuto, senza mostrare vergogna per la stupidaggine che aveva fatto, ma concentrandosi solo su quanto fosse orgoglioso di aver ottenuto i suoi 15 minuti di fama internazionale. Parkour! Il prossimo video è stato caricato dal canale On The Roof nel 2014. Si tratta di un canale di esperti nel parkour che scalano le strutture più alte in giro per il mondo. Questo video in particolare è stato girato in Cina, a Shanghai,
ed ha ottenuto oltre 67 milioni di visualizzazioni. I due ragazzi riescono ad infilarsi nel cantiere in costruzione della Shanghai Tower e ad arrivare fino in cima a circa 650 metri di altezza, senza imbracature né paracadute, osservando tutta la città dall'alto oltre lo spesso strato di smog che appesta le grandi città in Cina. E quindi, come avete potuto notare, la quasi totalità dei video che vi ho mostrato sono stati compiuti da dei professionisti, quindi non provate ad emularne assolutamente nessuna. Fatemi sapere però quale di queste è secondo voi la più pericolosa e mai nella vostra vita avreste provato a fare, o quale invece secondo voi è fattibile. Credo quindi che anche per oggi ci siamo detti tutto. Ricordate dunque che se questo video è stato di vostro gradimento lasciatemi un mi piace, condividetelo su Facebook, fatelo vedere ai vostri amici, se vi ha aggiunto le preferite, e noi ci vediamo domani con un nuovo video.